Buonasera ragazzi e benvenuti. Finalmente, dopo tanto tempo, siamo ritornati con la serie Viaggiatori e finalmente con un nuovo episodio. Qui con me c'è Alvis. Ciao a tutti ragazzi. Mi dispiace che queste due settimane non siamo riusciti a registrare, però come ho detto nell'episodio di Attento a quei due, Paki era impegnato con la musica. Visto che suona quella specie di flauto, citazione Arcanthos, lasciamo stare perché lui è un genio. No ragazzi, sono andato a fare dei concerti, la mia orchestra. Aspetta, hai laggato per un secondo, quindi ripeti quello che hai detto. Sono andato a fare dei concerti con la mia orchestra e non, cioè di sabato e di domenica, e non ho potuto registrare. Sono tornato a casa ma verso l'una alle due stavo stanchissimo, cioè non facevo nemmeno a reggermi in piedi. Quindi ragazzi, dopo tanto tempo comunque siamo ritornati. Ah, e volevo dirvi una cosa, questo l'avete anche notato dall'immagine. Noi siamo riusciti a finire già il primo obiettivo, anzi è quasi il secondo, ovvero quello delle piantagioni. Il primo obiettivo che abbiamo completato è quello di esplorare i villaggi. Noi abbiamo esplorato due villaggi casualmente, ovvero quello che si trovava nel deserto, e siamo riusciti a fare anche siamo riusciti anche ad esplorare il villaggio che si trovava qui vicino. Quindi noi abbiamo comunque completato il nostro primo obiettivo, perché non è che dovevamo esplorare 50.000 villaggi, dovevamo esplorarne almeno due, e noi ci siamo riusciti. Ora noi abbiamo anche quasi completato il secondo obiettivo, ovvero quello di costruire tutte le piantagioni. Ci manca solo quello della canna da zucchero, perché sinceramente quello da cactus non è chissà quanto importante. Credo che sia più importante quello della canna da zucchero. E se non mi sbaglio, noi la canna da zucchero già ce l'abbiamo. E se non ce l'abbiamo, comunque la costruiremo. No, sta, vedi, vicino al fiume, questo qua sulla destra, cioè dove stanno le piantagioni, a destra dove sta il mare, se non mi sbaglio. No, la idiota di qua. Senti, tu hai detto destra, ma quello non è destra. Va bene, sì, hai ragione. Vabbè, poi le cerchiamo, perché tanto abbiamo finito, cioè questo è un obiettivo completato. Io comunque posso, no, anche questa casa a cesso proprio. Sì, tu l'hai costruita, quindi sistema, che comunque dobbiamo completare anche l'obiettivo della casa, non possiamo lasciarla così. Io nel frattempo comunque finisco un attimo la costruzione di queste piantagioni. Cioè faccio la serra, come cazzo si chiama? Cioè serra, sì, Serra? Ho detto serra. Non hai detto Xerra? Non è vero, non ho detto Xerra. Beh, comunque, ragazzi, io in questo episodio penso che mi dedicherò proprio alla casa. La finirò, perché anche se fa cagare, ma vabbè, in qualche modo dobbiamo completarla. Cioè poi possiamo, se vuoi fare qualche poi pian piano la giusto io a maniera mia, perché mo vedendola così è un po' ruzza, però poi facendola io in singolo è venuta molto carina, mi piace. Vabbè, poi vedi tu, cioè la casa della... No, non mettere questo. Ma che non mettere questa cosa qua. Ma che, io voglio farla così. Ho i sogni di un viaggiatore. Vabbè, fai cagare. Che hai detto? Niente, fai cagare. Tu fai cagare. Comunque, completiamo. Comunque, Ho fatto il single player e la casa è venuta molto carina, mi piace. Poi tiene, come si chiama? Tiene molti accessori. È vero, c'ha molti piani, la farò molti piani, secondo, terzo piano, e vorrei fare che il primo piano sarebbe, diciamo, una specie di sala riunioni, dove mettiamo tutte le ceste e tutt'altro. Terzo piano lo faremo come stasino, e il secondo piano faremo la camera da letto divisa in due, mia e di Valerio. Ah, bene, quindi tu vuoi fare il palazzo in pratica, stai dicendo? Sì. Perché sinceramente siamo dei viaggiatori, però sono costruttori, perché Arcanthos c'ha la casa di Dio, e io la casa di Dio la devo tenere presa. Sì, vabbè, non ci riuscirà mai, perché Arcanthos comunque è bravo nella costruzione. Bellissima quella casa. Vabbè,
Cede un po' di cibo perché ne ho bisogno. Comunque sta un po' laggando questo server dove andiamo, registriamo di solito. Che se ho... Questa giornata proprio c'è un sacco di persone. Sta dando parecchi problemi. Però vabbè, più o meno riesco a giocare io, non so tu. Che prima No, te... io ci riesco. Ci riesci tu? Vabbè. Allora. Comunque fai una cosa, cerca di cuocere più sabbia possibile, perché visto che è comunque una serranda, sarà tutta vetrata. Cioè farò solo due piani. Ma fare una serrata? No, no, non mi piace. Ma zitto che si fa così, lascia stare. Ma io non farei, perché volevo fare, guarda, da qua, da qui, la recinzione, facevo un percorso tutto qua così, No, che no, fa andava. bene così. No, mi piace, però non mettere quello il cacapù. Non è KKV, sei tu, sei a te che non No, piace. davvero. Questa è la serra, la serranda è mia. Cagare questa La legna. serra è mia. Tu pensa... La serra si deve essere illuminata. Eh sì, ma un attimo, se mi dai il tempo di costruire. No, 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 fa cagare, davvero. Via. Toglila. No. O metti pietrisco. No, pietrisco lo fa. No, io metto questo. Metti un legno più bello. Questo. No, non fa Vabbè, niente, quello lo rimango là sopra, anzi non lo devo prendere. Peccato che lo devo prendere, se no lo lasciavo lì. A morire quel pezzetto di legno da solo, solitario, a soffrire d'amore. Che cazzo sono caduto? Ah! Perché faccio queste stupidaggini? Ok, totto. Non morire, sei giovane. Oh mio Dio, il buio. Non vedo più un tubo. Ecco la mia serranda illuminata da laggiù. Ah, sono un idiota, ho rimasto la luce della mia stanza accesa e sto facendo male agli occhi perché con la luce poi, con la luce del gioco, con la luce questa qua mi bruciano gli occhi. Bravo. GG. GG. sì, certo, è la luce, certo. Non sto perdendo la vista, guarda, guarda, vedo ancora bene. Ma tu penso che tu ti Cos'è? lo sgranocchi. No, fatti piccone. Bravo. Di fare l'esce che io Li ho ho quasi fatto il piccone. completato. Mi servono un paio di torce perché è poco illuminato qui. Ok, perfetto. Sì, ma inizia ad andare un po' sottoterra. No, per adesso no. Più che altro cerchiamo di finire queste due strutture qua. Perché ormai questo obiettivo è quasi completato. Quindi conviene finirlo. Poi comunque devo ricontrollare gli obiettivi. Perché non, sinceramente non me ne ricordo quanti mostri ci sono qui. Ok, uccidiamo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mi stavo ammazzando, sta laggando tutto. Dov'è? Minchia, scappa. I mostri stanno fermi. Io li ammazzavo e non muoiono. Però mi colpiscono. Io non lago. Ok, l'ho ucciso. Fortunatamente. Serve un po' di legna. Dov'è? Ah, ok, stava qua. Io l'ho cercato tutto il mondo. Comunque andiamo a dormire, dai, perché sennò facciamo una brutta fine. Abbiamo fatto spawnare troppi mostri intorno a noi. Ma dove stai? Ok, mettiti nel letto, ah, ho scritto A, ciao. Ma sei idiota, mi hai buggato! Ok. Non copiare da me, Arcanthos, copione, copione. Fare cosa? Cosa? Io non ho detto niente. Comunque mi serve... Ho quasi finito comunque. Ma hai cotto la sabbia che ti avevo chiesto di farmi questo piacere? Sì, certo, l'ho cotto. Vai a vedere nella fornace. Yeah, prendilo un attimo perché sennò perdiamo troppo Ma l'ho tempo. cotta! Ah, davvero le cotte? Pensavo che stavo prendendo per culo. Ma sono sicuro che stai prendendo per il No. culo. Ma ti ho preso per il culo. Oh, però Vedi? se ci pensi, in questa partita, cioè nella nostra. Incarno una parola. Nella nostra serie, noi siamo più specializzati sul cibo. Invece io e Arcanthos siamo più minatori, uomini duri. Noi invece siamo più casalinghe. Che cazzo è successo? Ma non rompere il vetro, cioè lo sprechi solo. Cioè stai mettendo e rompi, mettendo e rompi. Allora, posso rispondere che tu a me non mi devi colpare. Io niente ho fatto. Ma non sto dicendo qua, io dico vicino alla casa, stai spaccando i vetri. No. Allora, aspetta, devo fare prima una cosa. Mi servono delle palette perché voglio fare il pavimento figo là fuori. Che poi tralasciando queste cose. Comunque noi dobbiamo finire casa e la zona di cibo, perché comunque non possiamo morire di cibo. L'ultima volta sono dovuto andare alla ricerca di mangiare.
Cibo. Cibo, è la stessa cosa, non è che cambia molto. Comunque iniziamo. Le carote. Stanno crescendo le carote. Belle le carote. Le carote di Carolina. Qui. Ah. Dai, sistemiamo un po' qui. Io c'ho Sharen. Ah. Sto pensando ai vecchi ricordi. Ah. Lupo Alberto. Perché? Non so, mi è venuto. Che cazzo ha fatto? Mi è venuto nostalgia dei vecchi tempi. Sono felice di aver ricordato una cosa allora, del genere. Qui, allora, senti, Vale, io mo sono uscito giù nelle grutte. Ho preso un po' di sneak snack. Cosa stai combinando? Spero che non fai guai. Perché no, di guai no, già ne hai fatti tanti. Ho preso carbù. Ah, ok. Va bene, nel frattempo. Tu, nel frattempo che tu prendi queste cose, io sistemo un po' qui. Willa! Intestina, ma poi dove la devo prendere? Cosa? Come si chiama? La sabbia. La sabbia, vedi che c'è una spia più avanti. Ah, ce l'ho, 46. Ah, eccoci. No. Okay, io te l'ho fatta. Io sto sistemando. Sto sistemando qui. Serve un po' di pietra. Siamo. Cioè, siamo un po' rovinati, non abbiamo molte cose. Sì, ma non ci abbiamo legna. Boh, non so, è strano questa cosa. Vabbè, perché forse siamo anche a episodio. Questo che episodio sarà? No, il 4? Sì, episodio 4. Ci abbiamo quasi niente. Vabbè, più che altro perché non abbiamo fatto niente. Peggio nella serie Attento a quei due. Oh, ho trovato una grotta. Bene, bene. Sono giù. Sei andato giù? Buona fortuna la risalita, perché io devo finire qui. Vabbè, c'è un sacco di blocchi di pietra. Ah, perfetto. Che servono a me, ma va bene. No, vabbè, ce la faccio perché ne ho presi altri 64. Ma ferro. Stavano nella chest. Ferro. Vabbè, tu raccogli queste cose. Io nel frattempo mi occupo sulla costruzione. Ah, me lo vado. Cioè, ragazzi, sono orgoglioso di questo. Di questo mio orto, più che altro. Anzi, tra poco la mia serra con tutte queste. Oh, creeper. Ma muoio. Ora esplode in aria. 3, 2, 1. Boom. 2, nemmeno 1, 2. A due. Che nabbo. Sei un nabbo, no? Aspetta, dai, mo ti teleporto perché comunque siamo lontani. No, vai. Ma non ti preoccupare. Cioè, ma stai lontano. Ah, già sto là, sei fermo. Ma già ti ho teleportato. Ma avrò subito. Ma mi paro quazzo. Scusami. Guarda come mi esce il bello. La cosa bella è che noi abbiamo dormito, cioè il salvataggio ce l'abbiamo. Però io ho dovuto. Sei un coglione. E mi sono dimenticato. Oggi non mi sento bene. Perché c'ho? Spero che muori. C'ho troppi pensieri. Troppi pensieri. Ma io voglio capire una cosa, ma come cazzo hai messo? Cioè, che ci facevano le carote nella zona patate? Vabbè, mo le mettiamo, non fa niente. Già ma lei, quella è tua l'arma, non è mia, tu stai facendo. Ma io ti ho detto, l'altra volta ti ho detto a te di metterle, infatti le hai messe, però le hai messe manco la. Non mi fa dire parolacce. Merda. Allora, sistemiamo qui. Qui c'è un buco, sicuro è stato Alvis. Ah no, non c'è un buco. Oh, ok, ho fatto finalmente il mio bell'orto. Mi chiamavano Ballerio il pollice verde. Ok, perfetto, così, ormai. Mi è venuto anche a me la simmetria grazie al nostro caro Arcanthos. Fatta venire la malattia della simmetria, se possiamo chiamarla così. Comunque dobbiamo prendere altre torce e andiamo a farle. Sperando che Alvis abbia messo della sabbia a cuocere che ci serve. Sì, mamma mia. Bravo, bravo Alvis, serve a qualcosa. Serve a carbone. Allora, diamanti! Davvero? Sì. Prendili. Cioè, però stanno un sacco di mob. Wow! Là dentro. Ma dove cavolo sei andato? Potevi aspettare a me. Cioè, facciamo. Abislazzi. Facciamo in questi episodi un attimo la costruzione. Nel prossimo andavamo alla ricerca. Perché noi abbiamo una buona grotta contro. Cioè, abbiamo visto l'altra volta un po'. Comunque. No, è buona, sto prendendo di tutto io. Ma aspetta. Cioè, ti conveniva aspettare pure a me. Perché mo stai solo tu, no? Sto registrando solo io. Infatti. Cosa? Non puoi vedere, io sì. Che
Che detto? Troppo, cioè, tu, io posso vedere perché non sto registrando. Sì, ma stai laggando a bestia di voce, ma... Perché non lo so, allora, io da questi, da un sacco di giorni mi sono scaricato, il mio computer sta. Ma tu basta che guarda che anche io ce l'ho Avast. Per Sì, ma non Avast te l'ha è detto. perché metto un altro che mi fa laggare tutto il Allora, a computer. me, AVG non lo so se ti conviene perché cioè io me lo so tolto per disperazione perché mi blocca i giochi. Cioè io compro un gioco su Steam, cioè no compro. Il mio amico ha comprato un gioco e però a lui non piace, me l'ha regalato a me su Steam, cioè mi ha dato il codice, cioè la chiave. Marco, e mi ha dato il gioco a me perché a lui non piace. In pratica, in sto gioco io l'ho scaricato dopo 3 ore perché ho anche la connessione lenta io. E c'è cioè, il loop load soprattutto, mi fa molto schifo, cioè non arriva, massimo arriva a 700 KB se tutto va bene. Mi sono perso. Bravo. In pratica, dopo No, mi sono perso. che ho scaricato sto gioco, AVG che fa? Mi blocca il gioco dicendo che è un virus. Ma sei idiota? O cosa? Cioè io compro, no, compro. Però stiamo lì. È un gioco originale. Non mi bro. Cioè, non blocca i giochi falsi a nessuno. Mi blocca a me il gioco originale. Ma sei idiota o cosa? E Cosa? dopo quella. Dopo questa cosa me lo so tolto proprio perché, sinceramente. È stato. Mi sta venendo qualcosa. Cioè, Vabbè. ho urlato così forte contro AVG. Gli ho mandato brutte cose contro. Infatti non c'è più la voce, mo tu muori. Sì, può essere. Comunque ragazzi, siamo arrivati a registrare 16 minuti. Visto che comunque sono arrivato alla costruzione del... Beh, Beh, no, no, non puoi chiudere adesso. perché cosa... Mamma mia, che giro. Allora facciamo una cosa. Noi stoppiamo qui l'episodio. Nel prossimo episodio, al posto di completare comunque questo obiettivo che è già quasi finito. Quindi non c'è bisogno di continuare. Aspettiamo che il vetro si cuocia. Cioè, mettiamo più a cuocere il vetro. Se no, dobbiamo andare avanti e indietro. Quindi, noi facciamo una cosa: No, Alvis si fermerà alla ricerca della casa è diverso qua. Non No, della casa. Alla ricerca de dove sta lui, nella miniera, non so dove. sono alla ricerca della casa, mi sono perso. Com'è la ricerca della casa? Vabbè, Mi sono perso. tu rimani lì, bloccato. Dove sei? Ah, qua giù. Tu rimani qua giù bloccato. Mi senti? Sto urlando nel buio, nella grotta. Segui la mia voce. Comunque ragazzi, dicevo, nel prossimo episodio facciamo anche noi sta cosa. Andiamo dove si trova Alvis, cioè lo cerchiamo. E andiamo alla ricerca, visto che questa grotta ci sono molte cose. Andiamo anche noi alla ricerca di materiali e vediamo se troviamo anche noi diamanti. E boh, poi cioè, vedremo cosa fare. Per Aspetta, adesso io comunque ho costruito il primo pezzo della serra. Ho quasi costruito il primo pezzo della serra, ho quasi completato tutto. diamanti, La diamanti, smetti di cercare? dove li trovati? Comunque ragazzi, ci Li ho vediamo nel trovati prossimo quattro, episodio. ne Sì, va bene, mi ascolti? Ci ho trovati quattro. Dai, dai, quattro vediamo diamanti. nel prossimo episodio. Andiamo, cioè finiamo prima la serra, facciamo una cosa, finiamo la serra, dopo finito la serra, così completiamo questo obiettivo e mettiamo anche quella di come si chiama? Come si chiama? Mi sono domandato. Ah, di Aspetta, canne aspetta. da zucchero. Appena finiamo le canne da zucchero, andiamo alla ricerca, cioè andiamo nelle grotte, andiamo alla ricerca di diamanti anche noi. Quindi Aspetta, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, qui da Valerio. E tu non saluti? aspetta. Ah, no, stavo applicando perché ho preso. Aspetta, fai vedere 4 diamanti. Sì, vabbè, saluta! Mamma mia. Ciao, ciao, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.